Ciao a tutti, sono Matteo e siamo arrivati alla terza edizione della nostra Weekly Preview da Cambiago, nostro magazzino, e visto le numerose richieste che ci sono arrivate, mi dovrete vedere ancora per molto tempo, purtroppo per voi. Partiamo oggi con questa libreria, anni 60, di produzione italiana. Una libreria in buone condizioni, in legno impiallacciato mogano, con struttura in metallo smaltato. È una libreria che, come potete vedere, si regge da sé, quindi posizionabile in qualsiasi angolo della vostra casa, non c'è bisogno di fissarla cielo terra. Questo è il primo articolo di oggi, dei consueti 15 che vi proporremo, e vi diamo, come al solito, le misure, molto velocemente: altezza 210, larghezza 85 e profondità 41. Il suo prezzo è di 480 euro. E rispondo subito a una delle domande che ci avete fatto la settimana precedente, che è come mai sul sito vedo un prezzo precedente, ovvero 600 euro, perché noi sul sito proponiamo già la spedizione gratuita, che è una spedizione che possiamo fare in tutta Italia a bordo strada. Poi possiamo quotarvi a parte, eventualmente, la quotazione direttamente in casa, quindi la consegna in casa con eventuale montaggio. Passando al secondo articolo, l'emozione mi ha tradito e non vi ho comunicato i miei riferimenti. Telefonico 351-690-4263 oppure assistenza clienti @dimanimano.it. Adesso vediamo il nostro secondo articolo, che è un olio su tela di Giuseppe Pugna. Giada ce lo sta inquadrando. Il suo titolo è Scorcio della Laguna Veneziana con barche. Nella fine del XIX secolo è firmato in basso a sinistra da questo pittore triestino che magari conoscete. La cornice dorata è di inizio Novecento, l'opera ha una misura di 54 cm di altezza e 90 di larghezza e lo proponiamo a un prezzo di 800 euro. Allora, per il nostro terzo articolo ci troviamo qui con questo bellissimo panorama di tappeti, magari la prossima volta ve ne facciamo vedere qualcuno. Ma per concentrarci su questa poltrona reclinabile, vediamo se riesco, qua, e con poggiapiedi estraibile, quindi massima comodità. Adesso ve la facciamo vedere meglio e intanto vi dico qualcosa in più. È una poltrona anni 60, imbottitura in espanso e rivestimento in velluto, con base in metallo, alta 87 cm, larga 74 e profonda 86. L'altezza della seduta è 39 e l'estensione massima, quindi come è in questo momento, è 146 cm. Il suo prezzo è di 380 euro e come l'altra volta vi ho messo un esempio di tessuto con cui eventualmente potete rivestirla. Ecco qua, questo è un po' particolare. Mentre passiamo già all'altra poltrona che volevo farvi vedere oggi, perché questa invece l'abbiamo già rivestita ed è sempre una poltrona anni 60, completamente restaurata e quindi pronta da mettere in casa. Vi ho rimesso il nostro campionario per fare un giochino. Ditemi qual è il vostro colore preferito con cui la rifareste. Questo è il mio, non so se vi piace. E adesso vi do qualche informazione aggiuntiva come al solito. L'imbottitura in espanso e il rivestimento appunto in tessuto, gambe in metallo con puntalini in ottone. Le misure sono 93 cm di altezza, 69 di larghezza e 87 di profondità. Il suo prezzo è di 760 euro. E visto che continuate a sentire questo rumore di sottofondo, vi portiamo a vedere il nostro laboratorio di restauro, che è qui a due passi. Eccolo qua. Modernariato, antiquariato, illuminazione. Quindi vi ricordiamo che per qualsiasi oggetto che vedete potete sfruttare i nostri esperti. Allora, accomodati sulle vostre bellissime poltrone a guardare una bella serie TV, dove metto i popcorn e la birra? Su questo tavolino. Anni 60, produzione italiana, con questi simpatici cassettini che escono. È un tavolino da centro, appunto con cassette piani e un vassoio estraibile in legno impiallacciato teak. Alto 39, largo 123 e profondo 50, lo proponiamo a un prezzo di 560 euro.
Il freddo non ci sta abbandonando, le montagne sono innevate e quindi come non fare un'ultima sciata se non con questi sci Delca di cui vi facciamo vedere il marchio. Sono degli anni 30-40 e la loro altezza è di 202 centimetri, li proponiamo a 160 euro e passerei a questo punto al negozio. Mi fermerei volentieri con voi per un bel aperitivo e una cena romantica, ma dobbiamo proseguire con i nostri mobili. Passiamo a questo Comò anni 50-60 con cassetti, mensole a giorno in vetro, c'è vetro retrotrattato anche sul piano e legno impiallacciato con un legno esotico. I puntali, che ci inquadrerà ora Giada, sono in ottone. Le misure sono 91 x 165 x 52 e il suo prezzo è di 580 euro. Già che siamo qui, vi facciamo vedere queste due gigantesche lampade in porcellana decorate a tutto campo con fiori di loto. La loro base è quadrata in legno, mentre il paralume, i paralumi in questo caso perché è una coppia, sono in tessuto. Siamo come periodo nell'ultimo quarto del Novecento in Cina. L'altezza, come potete vedere, è importante, 98 centimetri e il diametro del paralume 72. Le proponiamo, secondo me, un prezzo molto interessante che è 480 euro. Siamo sempre in negozio per proporvi questo gruppo di 8 poltroncine Cassina. Anni 50 di produzione chiaramente italiana, in buone condizioni, imbottitura in espanso, simil pelle come rivestimento e gambe in legno di faggio. Vi faccio vedere anche il marchio, eccolo qua. E vi dico subito che questo gruppo lo proponiamo a un prezzo di 2.800 euro. Le dimensioni sono 80 cm di altezza, 62 di larghezza e 57 di profondità. Libero la strada a Giada, così possiamo farvi vedere anche questo dipinto di Roberto Borsa, pittore milanese, datato 1910. È un olio su tela. Ed è firmato e datato in basso a sinistra. Le misure sono 66 x 76 e il suo prezzo è di 400 euro. Scusatemi, ma stavo discutendo con i nostri bellissimi imperatori. Concentriamoci però in questo bellissimo teatrino su questo cachepot. Siamo sempre in Cina, un cachepot in porcellana della fine del XX secolo, quindi abbastanza recente. Con decori a motivi vegetali. Sotto la base abbiamo il marchio in rosso. Si vede? Ok. Oltre a dirvi che il suo prezzo è di 120 euro e le sue misure sono altezza 30 cm e diametro 39, non vi ho detto che è un cachepot magico. E al suo interno cosa troviamo, Giada? Una bellissima borsetta, questo per ricordarvi che abbiamo anche tantissimi prodotti vintage, ecco qua, non so se si vede bene, e questa borsetta, nello specifico, è una borsa tigre, come si può intuire, di Beoni Lucia, quindi ci troviamo in Italia e nello specifico a Firenze. È in metallo dorato, facciamola vedere bene, ok. Con il fronte a muso di tigre, tempestata all'esterno da strass, inseriti a mano tra l'altro, e foderata internamente con nappa. Oltretutto, facendovela poi vedere, abbiamo anche il marchietto qui dentro. Il suo prezzo è di 145 euro e le sue misure sono 12 x 14. Rimettiamola nel nostro cachepot
E passiamo agli ultimi articoli. Specchio, specchio delle mie brame. Ma no, è uno stupendo vassoio in argento che ora appoggio qui. Così. Vassoio in argento della gioielleria West & Son, Dublino, 1894-95. È in argento inciso e cesellato sull'ampio cavetto a motivi ripetuti e vegetali. Le prese laterali sono lavorate a cesello e il marchio della manifattura è incluso sotto la base. Adesso mi riavvicino, così ve lo facciamo vedere. Eccolo qui. Vi do le misure perché sono abbastanza importanti e sono altezza 9 cm, larghezza 71 e profondità 47. Sono esattamente 5.340 grammi e il suo prezzo è di 5.400 euro. Ci troviamo qui nel nostro teatrino dell'Alto Antiquariato per presentarvi un prodotto praticamente unico che è una coppia di dipinti olio su ardesia. Pensate, sono dell'inizio nel 1600, di scuola veneta, e raffigurano la Maddalena Penitente e San Giovanni Battista. Le cornici sono delle cornici lignee di fine 800 e le figure, come potete ben vedere, sono risaltate dalla placca nera di ardesia in cui sono raffigurati. Le dimensioni degli ovali sono 37 cm di altezza e 26 di larghezza, mentre le dimensioni totali sono 44 di altezza, 34 di larghezza e 3 di profondità. Il loro prezzo è di 24.000 euro e per qualsiasi informazione aggiuntiva chiaramente contattateci. Vi abbiamo presentato tantissime opere d'arte, ma anche i libri possono esserlo. E vi ricordiamo che questo weekend, 2-3 marzo, a Cambiago abbiamo questo evento in cui vi presentiamo queste chicche, di cui ve ne diamo un esempio. Questo è il libro Dore Visconti, e guardate che meraviglia. Ve ne apriamo uno perché è spettacolare. Eccolo qua. Vi aspettiamo a Cambiago perché è qualcosa di incredibile da vedere. Gli orari sono 10-19, sia sabato che domenica con orario continuato. E che dire, la nostra rassegna giornaliera è finita. Vi ricordo di iscrivermi al 351-690-4263 o su assistenza clienti, chiocciola di mano in mano per ogni informazione. Vi saluto, alla prossima. Ciao!